È stata già ribattezzata la Porta del Sud o Stazione del Futuro. È il nuovo hub dell'alta velocità di Afragola, realizzata dall'Arkhisar Zaha Hadid, scomparsa lo scorso anno. Ad inaugurarla oggi è il premier Paolo Gentiloni, arrivato nel nuovo scalo a bordo di un Frecciarossa 1000 insieme al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Del Rio. Ad accoglierlo nella nuova stazione c'erano tra gli altri il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e il sindaco di Afragola Domenico Tuccillo. Un grande paese è orgoglioso delle sue grandi opere. È una cosa talmente banale che noi dobbiamo avere il coraggio di ripeterla ad alta voce. Un grande paese ha bisogno di grandi opere ed è orgoglioso delle sue grandi opere quando nascono e quando poi inaugurate. La sicurezza e il contrasto alla camorra, ha assicurato il capo del governo, sono un impegno prioritario del governo. Arriva sviluppo, arriva la possibilità di rilancio per questo territorio, non di ritornare indietro a momenti di violenza che noi non vogliamo subire. Sulla stessa falsariga di Gentiloni anche il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca. È evidente che se parliamo di riqualificazione cominciamo a parlare di altri investimenti pubblici e privati, di grandi centri commerciali, di parcheggi. È evidente che questo può sollecitare altre organizzazioni, altri interessi a mettersi in movimento, ma credo che possiamo guardare con fiducia alla capacità che avrà lo Stato di governare in maniera rigorosa anche i processi di sviluppo.